Consiglio Comunale della città di Rivolo Canavese, al Consiglio Comunale della cittadinanza di Nesti degli Schiavoni, auspicando che i legami di questo gemellaggio possano approfondirsi, perdurare nel tempo e tradursi in costanti e proficue relazioni socioculturali e tra le due comunità. Rivolo Canavese, 13 aprile 2019. Momento importante per l'associazione Ginestrese che concretizza finalmente il gemellaggio tra i due comuni. Assolutamente sì, è un sogno che per noi si realizza. Sinceramente è nato così tutto per caso, non ce lo saremmo mai immaginato, cioè era un sogno e invece siamo qua e siamo contenti. Abbiamo Ginestra nel cuore e Rivarolo nel cuore, quindi meglio di così. È proprio un'unione d'anima e per me, per il mio gruppo, per la comunità ginestrese è una vittoria. Essere finalmente riconosciuti a livello istituzionale per tutto il lavoro che, dico, quasi giornalmente facciamo, ecco. Quindi sono molto contenta, ecco, di essere arrivato a questo traguardo. Un sogno che si è concretizzato grazie alla spinta che avete dato con una lettera scritta di tuo pugno inviata ai due comuni. Sì, fortunatamente abbiamo un po' agito sui valori e sull'etica e sul nostro credo e abbiamo scoperto che anche il comune di Rivarolo credeva nei nostri stessi valori, idem il comune di Ginestra, e quindi perché no, no? Suggellare questa unione. È stato molto emozionante, sono contenta e mi sento onorata di essere io il presidente che ha suggellato questo patto, ecco. Questo è solo l'inizio però? Sì, diciamo che è solo l'inizio, ci sarà qualche gita. Io spero anche in un percorso anche che vada oltre alle gite, che vada un po' più sul sociale, sull'aiuto reciproco, perché io penso che sia Ginestra che sia Rivarolo abbiano bisogno di amalgamare e di unire le proprie forze per far fronte alla burocrazia, a tutti i problemi che ci sono sul territorio. Sono due fazioni molto importanti e ci sono all'interno dei personaggi che sono veramente validi e in grado di fare un buon lavoro. E noi speriamo di essere dietro ad aiutarli. Nuovamente qui a Rivarolo Canavese, questa volta per concretizzare il gemellaggio. Sì, diciamo alla fine ci siamo riusciti. Come ho avuto modo di dire, è praticamente il coronamento di un sogno, di un'aspettativa che ormai c'era tra le comunità. A Ginestra non c'è una famiglia che non abbia un congiunto, un parente, un amico stretto, che non stia qui a Rivarolo o in qualche altro paese della valle. E quindi questo atto è stato una cosa molto bella che serve a rafforzare di più questo legame che già c'è e dovremo da ora in poi lavorare affinché da un atto di natura formale diventi anche un atto di natura sostanziale e si concretizzi in una serie di attività che possano veramente far incrociare ed interagire le due comunità. Quindi realizzare dei progetti in sinergia, in comune? Sì, coinvolgere non solo i municipi, ma coinvolgere tutte le parti attive nel contesto, nel territorio, quindi pensavo alle dirigenti scolastiche, quindi le scuole, pensavo alle realtà economiche, imprenditoriali, pensavo alle associazioni, quindi mettere in contatto i due mondi attraverso le anime del territorio. Sono quelle foto tremende.